Ciao bambini e bambine di Fano TV, sono tornato, anche se sono un pochino in ritardo oggi, però non vi preoccupate che sono sempre qui dalla mia casa in Lapponia. Questa è la mia casa, molto molto bella. Ho già fatto l'albero perché alla fine, alla vigilia di Natale, poi non riesco a farlo perché c'ho molto lavoro da fare. Ho già acceso il fuoco e visto che abbiamo cominciato tardi, io direi che se cominciate a telefonare possiamo giocare anche insieme, eh? Quindi forza ragazzi a telefonare, il numero lo sapete, 0721 86 13, 86 scusate 14 33, chiamate e parlate con me. Babbo Natale, quello vero. che bello, oggi abbiamo anche dei giochini nuovi, abbiamo gli indovinelli. Indovinelli, poi vedrete quanto è più avanti come sono fatti, sono molto molto bellini e dovete essere molto bravi, L'altro giorno i bambini che hanno, le bambine che hanno telefonato sono state molto 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 brave, hanno indovinato tutte praticamente, erano in tanti e hanno telefonato in tanti, speriamo che anche oggi telefono in tanti. Ah, a proposito di telefono, sento che suona, sarà meglio che vado a rispondere. ecco. Pronto? Pronto? Ciao! Ciao! Sono Aurora! Ah, ciao, bella, che bella voce che hai, squillante! Ciao Aurora! E da dove chiami? Grazie! Da dove chiami? Da Cerreto d'Esi. Cerreto d'Esi? Oh, ma è molto lontano Cerreto d'Esi. Però mi ricordo, ci sono stato l'anno scorso. È vero che ci sono stato a casa tua l'anno scorso? Sì. Ah, ecco, ci sono piaciuti i regali che ti ho portato? Sì. Ah, vedrai quest'anno che te li riporterò degli altri ancora più belli. E senti, Aurora, tu hai anche un fratellino, mi pare, vero? Sì. E come si chiama il tuo fratellino? Giacomo. Giacomo, è lì vicino a te? Sì. Ci posso parlare, lo posso salutare? Sì, eccolo. Eccolo. Giacomo? Ciao, Babbo Natale. Ciao, Giacomo, ciao, come va? Stai bene? Bene. Ok. Allora, facciamo una cosa, vogliamo fare subito un giochino? Cosa volete giocare, con gli animali o con i mestieri? Cosa volete indovinare? Con gli animali! Con gli animali. Allora, vediamo subito un animaletto, vediamo un po' questo. Ah, questo qui è un animale, non è un animaletto, questo è un animale molto molto grosso. C'ha le zampe grosse. C'ha i dentoni grossi e un muso largo. Provate un po' a dire che cosa può essere. Un ippopotamo? Bravissimo, è un ippopotamo, guarda, eccolo, questo è l'ippopotamo. Ma siete bravi, l'altro giorno hanno indovinato tutti subito e anche oggi comincia. Bravi. Ascolta, volete fare gli auguri a qualcuno per Natale? Sì, ai nonni, sì, ai zii, sì. A Babbo Natale, grazie. A mamma e al mio babbo. E al tuo babbo. E Giacomo gli vuol fare gli auguri? Sì, li voglio fare a mamma. Sì. A te? Sì. A nonna e a nonno? Va bene. E a zia e zia e a tutto il mondo? Benissimo, a tutto il mondo. Allora anch'io vi faccio gli auguri di Buon Natale ai vostri genitori, ai nonni e a tutto il mondo anch'io. Ciao Aurora, ciao Giacomo. Ciao! Buon Natale! Ciao!
Ah, che bello, ho parlato già con due bambini, bravo, Aurora e Giacomo, e hanno indovinato subito l'animale che io gliel'ho descritto. Gliel'ho descritto bene, però loro sono stati bravi, sì, sono stati bravi, perché l'ippopotamo non è facile da indovinare, perché qui da noi non ci sono gli ippopotami, c'è il cane, c'è il gatto, il pappagallo, la gallina, il coniglio, però gli ippopotami non ci sono, quindi sono stati molto, molto, molto bravi. E quindi adesso aspettiamo un'altra telefonata, perché so che ci sono, di là sento suonare il telefono molto, 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 e quindi ci saranno degli altri bambini che aspettano. Allora, io intanto ho cominciato a preparare tutti i regali da caricare sulla slitta. Suona il telefono, aspettate lì, Pronto? Pronto? Sono Rebecca. Ciao Rebecca, come stai? Bene. Bene. Da dove chiami, Rebecca? Da Fano. Da Fano. E quanti anni hai, Rebecca? 8. 8 anni. Benissimo. E quindi a scuola cosa fai? Fai la terza o la quarta? Cosa fai? La terza. La terza. E ti piace andare a scuola? Sì. Sì. Benissimo, benissimo. Ascolta, Rebecca, tu vuoi fare il giochino? Sì. Allora, a te ti faccio fare un giochino nuovo, quello di indovinare come si chiama, senti che gioco di parole, indovinare un indovinello. Adesso fra un pochino tu vedrai nello schermo una scritta che è l'indovinello, e vediamo se riesci a indovinare l'indovinello. Riesci a leggerlo, lo vedi? Sì. Allora, leggiamo un po'. Quando è buona, tutti la scartano. Che cos'è? Cos'è che si scarta? Caramella. Benissimo! Brava Rebecca, hai indovinato. Anche te sei molto brava. Hai indovinato subito. Brava. Allora, ascolta. Adesso, visto che hai indovinato subito, puoi fare gli auguri a tutti quelli che vuoi tu. Dimmi. Alle maestre. Alle maestre, sì, sono importanti. Dalle Montessori. Ah, delle Montessori, è giusto? Ho capito bene? Sì. Sì, poi c'è qualcun altro? I genitori. I genitori. E gli amici. E tutti gli amici. Allora, io faccio gli auguri anche a te, di Buon Natale, Rebecca. Faccio gli auguri ai tuoi genitori e a tutti i tuoi amici, va bene? Buon, tre volte. Buon Natale. Ciao Rebecca, ciao. 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 Abbiamo fatto il giochino nuovo. E Rebecca ha indovinato subito. Era da indovinare un indovinello, lei l'ha indovinato, l'indovinare il mi sono ingabigliato con tutte le parole io, perché sono vecchio e ogni tanto mi capita che sì, con le parole mi intorcino, perché va bene, comunque andiamo avanti. Dicevo prima, no, che già ho cominciato a caricare la slitta con tutti i regali. E ho cominciato anche a dare da mangiare di più alle renne, perché loro devono fare un bel lavoro la notte di Natale, tirare la slitta e tirare a me e fare il giro per tutto il mondo a portare i regali a tutti i bambini. Le renne sono belle, belle forti, però devono anche mangiare parecchio. Sì. Quindi alla mattina bisogna che vado nella stalla e gli preparo il mangiare,
Una volta gli preparo la pasta asciutta, una volta gli preparo gli spaghetti, una volta gli preparo i tortellini, un'altra volta le lasagne. Mangiano anche le lasagne le renne, specialmente Rudolf, sì, a lui gli piacciono molto. Suona il telefono. Pronto? Chi parla? Mi chiamo Chiara. Ciao Chiara, che bel nome che hai. Da dove chiami, Chiara? Fano. Ah, da Fano, bravissima. E quanti anni hai? 8. 8 anni. Bene, Chiara. E tu hai sentito prima che davamo da mangiare quello, le cose che do da mangiare alle renne? A te di quello che mangiano le renne, cosa ti piace di più? Le carote. Ma le renne mie mica mangiano le carote, mangiano gli spaghetti, mangiano i fischioni, le tagliatelle, le lasagne. A te cosa ti piace di queste robe che ho detto adesso? Le lasagne, brava anche. Piacciono anche a me le lasagne, tante volte a Rudolf non gliele do, le mangio le lasagne, sì. Ascolta Chiara, vuoi fare il giochino? Cosa vuoi indovinare, un mestiere o un animaletto? Un mestiere, adesso vediamo. Questo è un mestiere molto importante, eh? Il tuo babbo che mestiere c'ha? Ingegnere. Il? Non ho capito. Ingegnere. Ah, ingegnere, ho detto bene? Sì. Ok, allora questo qui non è un ingegnere, però un po' ci assomiglia, poco ma ci assomiglia. Quindi questo lavora, quando lavora c'ha la tuta, delle volte molto sporco, perché è un lavoro che ci si sporca, e poi usa degli attrezzi, tipo la chiave inglese, le pinze, poi che cosa fa poi questo? Quindi abbiamo detto, c'ha la tuta, usa gli attrezzi come le pinze e la chiave inglese, e quasi tutti noi ci andiamo, perché tutti ci avete la macchina, e quindi quando la macchina non funziona si va dal meccanico. Bravissima, dal meccanico, eccolo, guarda il meccanico, vedi che c'ha la macchina, c'ha la chiave inglese che lavora, questo è un meccanico di quelli bravi. brava Chiara, che hai indovinato anche te subito, ma siete tutti bravi. Allora adesso sai cosa, siccome che abbiamo cominciato tardi dobbiamo fare un po' veloci. Puoi fare gli auguri a chi vuoi tu. A chi vuoi fare gli auguri? A mamma e papà, sì? E a tutti. E a tutti. Allora anche Babbo Natale fa gli auguri a te, alla mamma e a tutti. Buon Natale Chiara, ciao. Grazie, ciao. Prego, ciao. Ma con questi giochi, sti bambini sono... non bravi, bravissimi, indovinano subito. Io credevo che, dico, non indovinerà nessuno, perché non è difficile, non è facile indovinare il meccanico, eppure indovinano, non era facile indovinare l'ippopotamo, perché gli ippopotami da noi mica ci sono, e allora dico, non li hanno mai visti, magari dal vero, e come fanno a pensare all'ippopotamo? Ci sono i baffi che mi vanno così ogni tanto. Questi sono dei baffi particolari, guardate come sono lunghi, e che cadono giù e svolazzano. Suona ancora il telefono, sentiamo chi c'è. Questo è un altro bambino che indovina, una bambina che indovina, eh? Pronto? Pronto? Pronto! Ciao! Ciao! Come ti chiami? Omar, ciao Omar, da dove chiami Omar? Da Monte Giorgio. Da Monte Giorgio? Monte Giorgio. Ah sì, ho capito, ci sono anche da te, ci sono stato l'anno scorso, è vero?
Sì. Ti ho portato i regali? Sì. Ah, e quest'anno me l'hai fatta la letterina già? No, devo ancora fare l'albero. Ah, però devi scrivere anche la letterina, l'albero va bene. Sì. La letterina, perché sennò io come so, come faccio a sapere quali sono i regali che ti devo portare? Bisogna che te me lo scrivi, è giusto? Ascolta. Sì. Tu fai anche hai detto che fai l'albero, ma fai anche il presepio? Sì. Ah, sì. E con chi lo fai? Da solo? Con zia, con mia sorella e con mia mamma. Ah, belli, tutti in famiglia, tutti insieme. E tu cosa fai nel presepio? Cosa ci metti? Gesù, sì. Bambino, poi Maria, Giuseppe, sì. Poi l'angelo. Sì, ce li metti tutti. L'asinello, il mu e fuori la stella cadente. La stella cadente. Ma allora, quando verrò la notte di Natale, lascia il presepio acceso, che così me lo guardo e me lo gusto tutto, perché mi sa che il tuo presepio è molto, molto, molto bello. E guarderò anche l'albero, eh? Quante luci ci sono nell'albero? Tante, tante. Tante, tante. Non le hai mai contate? No. No, va bene, le conterò io quando vengo. Sono così tanti che non riesco neanche a contarle. Ma allora deve essere bellissimo, bellissimo il tuo albero di Natale. Ascolta, Omar, vuoi fare il giochino? Vuoi indovinare un mestiere o un animaletto? Sì, un animale. Un animale. Adesso vediamo cosa c'è qui di animale. Ah, questo è un animale che qualcuno, questo esiste qui da noi, in Italia. Dunque, questo è un animale, allora, che ha le gambe, quattro gambe, non sono molto lunghe, va piano piano, e ha la bocca fatta un po' a becco, e se uno gli va vicino, pof, ti morde anche. Che cosa può essere secondo te? Ti dico anche Brapido. Un'altra cosa? Brapido. No, va piano anche quello, però non è questo, devi pensare che non esce mai di casa, perché ce l'ha sulle spalle la casetta. C'ha quattro gambe, la casetta sulle spalle. Ce l'avrai? C'hai il giardino tu a casa? Sì. Può darsi che ce l'hai anche nel giardino, perché anzi adesso non si vedono, perché adesso vanno sottoterra, riescono a primavera. Le talpe. Fuochino, non è la talpa. Dai, un altro tentativo e poi facciamo gli auguri. Pensa un po'. C'ha la casa dura dura sopra. Tartaruga. Bravissimo, visto che l'hai indovinato anche te. Bravo, bravo Omar. Adesso te la faccio vedere, eh. Eccola qua. Guarda che bella tartaruga, sei stato bravissimo. Allora adesso puoi fare gli auguri a tutto il mondo. Dai Omar, comincia. Voglio fare gli auguri alla Befana, a sì. Babbo Natale, sì. A mamma, sì. A zia, alle mie sorelle, ai miei nonni, ai miei cugini, ai miei zii. Benissimo. Allora, io non te li ripeto tutti, comunque anche Babbo Natale fa gli auguri a te Omar. Anche le maestre. E anche le maestre, perché sono importanti le maestre. Allora Babbo Natale fa gli auguri a te, ai tuoi genitori e a tutti quelli che hai detto, comprese le maestre. Va bene così? Ciao. Ciao, buon Natale Omar, ciao. Ah.
Omar ha fatto gli auguri a tutti, ai genitori, alle maestre, agli zii, a tutti quanti. È come è giusto, perché la festa del Natale è una festa importante, quindi si usa fare gli auguri a tutti. Ha fatto gli auguri anche a Babbo Natale, quindi... E anche alla Befana, la Befana, anche lei fa lo stesso mestiere mio, meglio Babbo Natale che la Befana, però io porto i regali, la Befana porta i dolci e quindi è bene che vengano tutti e due, sia io che la Befana, sì. Suona un'altra volta il telefono, chi sarà? Sentiamo, 1, 2, 3, pronto? Pronto, chi sei? Ciao. Ciao. Agnese. Come ti chiami? Agnese. Agnese, ho capito bene allora. Da dove chiami, Agnese? Da Candelara. Candelara, il paese delle candele? Sì. Dove ci sono tutte le candeline accese? Sì. È bellissimo. Ci sono stato diverse volte a Candelaria, è bello perché ci sono tutte le candele accese, è molto belle. Quanti anni hai tu, Agnese? 6 anni. 6 anni, e quindi che classe fai? Seconda. La seconda, e sei contenta di andare a scuola? Sì. Sì, quante maestre hai? 2. E come si chiamano? Francesca? Sì. Eslavio. Ah, quindi c'hai un maestro e una maestra, è giusto? Sì. Bene, allora, adesso facciamo il giochino. Tu che cosa vuoi fare? Vuoi giocare con indovinare un come si chiama? Un mestiere o un animaletto? Non ho capito. Un animale. Un animale. Allora, guarda, questo è facile, almeno speriamo. Allora, questo qui è un animale che ha 4 zampe, 4, la codina corta, il pelo liscio, le orecchie lunghe, e c'ha il nasino che fa così, e c'ha i dentini guzzi. Cosa può essere secondo te? Il coniglio. Ah, ma anche te hai indovinato subito, ma siete bravi un bel po', ma com'è? Io credevo che non indovinerà nessuno, perché questi sono animali difficili, ma indovinate tutti, siete molto, 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 molto bravi. Ecco il coniglietto, guarda com'è bello, mettiamo via che questo è stato indovinato. Benissimo, allora Agnese, adesso puoi fare gli auguri a chi vuoi tu. Al babbo? Sì. Alla mamma? Sì. Alla nonna? Sì. Al nonno? Sì. A Jackie? A chi? A Jackie. E allo zio. E allo zio. Chi è Jackie? Mio fratello. Ah, il tuo fratello. Ma è più grande o più piccolo di te? Più grande. Ah, è più grande. Benissimo. Allora anch'io, Agnese, ti faccio gli auguri di Buon Natale a te, a tutta la tua famiglia, e a tuo fratello, a tutti quanti. Ok? Va bene? Ciao Agnese, ciao. Ci vediamo la notte di Natale. Ciao. 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 Ma anche Agnese ha indovinato subito. Io non lo so. Fra un po' li ho finiti. Non so come fare. Comunque adesso... ci riposiamo un attimino, aspettate lì però, non andate via, perché fra qualche minuto ritorno e ricominciamo con le telefonate, aspettatemi, non vi muovete, ciao, ci vediamo fra un po'. Sono tornato, sono stato via poco. Ho bevuto un bicchiere d'acqua e ho mangiato 2 biscottini perché cominciamo ad avere un po' fame. Oh, questa sera
questa sera è una cosa, non so come dire, tutti i bambini o le bambine che telefonano, il giochino lo hanno indovinato tutti, subito l'indovinano, sono bravi da matti. Allora, dicevo che devo dare da mangiare alle renne, e mangiano le renne, mangiano di tutto, mangiano la carne, mangiano la verdura, mangiano la pasta asciutta, come mangiano la pasta asciutta, ce n'è una qua che va matta per i tortellini, un'altra va matta per i cappelletti, sentiamo chi è che telefona, pronto? Pronto, ciao! Pronto! Oh, ciao! Come ti chiami? Yael! Yael! Che bel nome! Da dove chiami, Yael? Da Fano! Da Fano! Oh, benissimo! E vai a scuola, Yael? Vai a scuola? Sì! Che classe fai? La quarta. La quarta. Ascolta, Yael, nella tua classe, oppure a casa, fate il presepio, l'albero di Natale? Sì. Sì? E chi lo fa? Oppure cosa io fa? Io insieme a mamma e a tutta la famiglia. Ah, tutta la famiglia. Tutti insieme fate queste cose qua. Benissimo. Senti, io sono un po' curioso. Volevo sapere, visto che tu hai 9 anni, giusto? Mm-hmm. C'è scritto lì, 9 anni, c'è scritto lì. Tu pratichi, fai qualche sport? Hai cominciato sì. a fare? Tennis e pallavolo? Anche chitarra. E anche la chitarra, ma sei bravo, ma sei anche alto per fare pallavolo? Sei alto? Sì. Ah, benissimo, benissimo. Quindi come pallavolo riesci anche bene allora se sei alto. Ok. Ascolta, Yael, vuoi fare un giochino? Vuoi indovinare i mestieri oppure vuoi indovinare un animale? Un animale. Un animale. Adesso vediamo. Questo è difficile. Allora, questo qui è un animale. Ce ne sono un po' piccoli e ce ne sono anche un po' grandi. C'hanno la corazza dura fuori. Poi camminano di traverso, hanno gli occhietti fuori dalla testa, ti dirai quanto è brutto gli occhi fuori dalla testa, eppure hanno gli occhi fuori dalla testa, e poi se non stai attento ti danno anche i pizzicotti. Cosa pensi che sia? Un granchio. Anche lui ha indovinato subito. Ma siete tutti bravissimi, ma come si fa? Io gli ho finiti tutti qua gli animali da far indovinare. E voi indovinate tutto. Guarda, questo è il granchio, vedi? È il granchietto. Questo non dà i pizzicotti perché è un disegno, questo è buono buono. Allora, Yael, possiamo fare gli auguri. A chi vuoi fare gli auguri? Alle mie maestre, ai miei genitori, sì? a mio nonno Massimo, nonna Raffaella, nonna Norina, sì? Alla mia babysitter Rosy. A chi, scusa? Ai miei zii, ai miei cugini. Sì. E ai miei amici. E ai tuoi amici. Benissimo. Allora, Babbo Natale, fa gli auguri a te, Yael. Ai tuoi genitori e a tutte le persone che hai detto te, che io non me le ricordo più nemmeno, quando ne hai dette tante che non me le ricordo più tutti. Comunque loro hanno sentito e quindi saranno molto contenti dei tuoi auguri. Ciao Yael, buon Natale, ciao! Io sono una femmina però. Sei una femmina? Sì. Non lo sapevo, chiedo scusa. Credevo fossi un maschietto e non lo so perché ho detto così. Comunque ti chiedo scusa. Niente, perché non ti vedo e quindi vedo il nome, però non. Scusa di nuovo. Ciao, ciao. Ok, Yael. Ciao. Ciao, ciao. Che errore che ho fatto. Ho preso Yael, gli ho detto che era un maschietto, invece era una femminuccia. Mamma mia. Oddio. Voilà che mi ha perdonato. Comunque, adesso devo fare.
un saluto a due bambini, anzi un bambino e una bambina. Il bimbo si chiama Filippo e la bimba si chiama Emma e sono di Bellocchi, vicino a Fano. Quindi Babbo Natale a Filippo e Emma gli fa tanti auguri di buon Natale a loro e alle loro famiglie. Ciao Filippo, ciao Emma, ciao, ciao. Adesso aspettiamo. C'è pronto un'altra telefonata. Pronto? Ciao. Ciao. Come ti chiami? Ilaria. Ilaria. Adesso qui non ci sbagliamo, però. Allora, da dove chiami Ilaria? Da San Lorenzo. Da San Lorenzo. San Lorenzo, San Lorenzo. Dov'è? È nelle campagne, vero? Ci sono le colline vicino a casa tua? È giusto? Sì. Mi ricordo perché l'anno scorso quando ti ho portato i regali mi ricordo che c'erano le colline vicino. E ti sono piaciuti i regali che ti ho portato l'anno scorso? Sì. E vedrai quelli di quest'anno. Ma hai fatto la letterina? L'ho fatta però ancora non l'ho inviata. Benissimo, benissimo. Allora il regalo sarà sicuro, sicuro, molto bello come vuoi te. Senti, Ilaria, vogliamo fare il giochino? Cosa vuoi indovinare tu? Animali. Gli animali anche te. Mi piacciono molto gli animali. Gli ho belle che finiti, perché qui gli animali non ce n'ho. No, ce n'ho ancora qualcuno. Allora, vediamo questo animale che cos'è. Io li so tutti, li indovino tutti perché ce l'ho scritto. Oh, questo è un animale grosso, eh. È un animale grosso, grosso. C'ha quattro zampe. Ah, non hai detto niente. C'ha quattro zampe, c'ha un muso. Chi c'è vicino a te? Ilaria. Mio fratello. E come si chiama tuo fratello? Omar. Omar, l'ho visto adesso, te pensa. E c'ha 5 anni, giusto? Sì. Sì, me lo puoi passare un attimo che lo saluto? Ciao. Omar? Ciao Omar. Sì. Ciao. Ciao. Tu vuoi fare il giochino, vuoi indovinare l'animaletto assieme a Ilaria? Sì. Sì. Allora, questo qui, ascoltate bene, è un animale che ha 4 zampe, è molto, molto grosso, ha un muso tondo, scuro, poi ha le corna. Poi di solito è bianco, ma può essere anche con delle macchie un po' più scure, marroni o nere. Cosa può essere secondo voi? Un gatto. La mucca. La mucca, perfetto, avete indovinato. Chi? Guarda, eccola la mucca, guarda quanto è bellina questa qui, vedi, c'ha le corna, è grossa, c'ha 4 zampe. Oh, benissimo, benissimo. Allora, adesso potete fare gli auguri a chi volete voi. Chi comincia dei due? Ai nostri genitori. Sì. Ai zii. Sì. Ai nonni. Sì. Ai compagni di scuola. Benissimo. Alle maestre. Alle maestre. Ai compagni dell'asilo. Ai compagni, sì. E a tutti gli altri. Omar vuole fare gli auguri? Sì. Sì, prova un po' a dire, Omar. I miei amici di scuola. Sì. I miei amici. Sì, ho capito. La nonna. Sì. A tutte le persone che mi conoscono. A tutti quelli che ti conoscono, perfetto. Allora, Ilaria e Omar, Babbo Natale anche a voi vi fa tanti auguri e ci vediamo la notte di Natale per i regali. Ciao bambini, ciao. Bye. Ciao. Oh, 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 oh. Ma sono veramente bravi. Allora, questo Filippo e Emma li abbiamo già salutati di Bellocchi, vicino a Fano. È un paesino vicino a Fano che io
ci vado tutti gli anni, vado dappertutto perché sono Babbo Natale, devo portare regali a tutti, quindi vado anche a Bellocchi, vado a Fano, vado a Cerreto d'Esi, vado a Ascoli Piceno, vado a Milano, a Torino, a Napoli, vado dappertutto. Fortuna che ho le renne, perché se no chi la fa a tirare tutta la slitta con tutti i regali per tutti i bambini? Ma è pesantissima, è pesantissima. Adesso chiedo aiuto a questo bimbo, a questa bimba, se mi aiuta a tirare la slitta, aspettate. Pronto? Pronto? Pronto, chi sei? Serena. Ciao Serena. Da dove chiami Serena? Da San Benedetto del Tronto. San Benedetto del Tronto, dove ci sono molti pescherecci, è vero, al porto? C'è il porto San Benedetto? Sì. Bellissimo, bellissimo. Anche lì ci sono stato, Ma sento un'altra vocina, chi c'è vicino è a te? È mia sorella Sara. La tua sorella Sara. Quanti anni c'ha? 2. Oh, piccolina, piccolina. La sento che ride. Adesso te la passo. Sì. Ciao Sara. Sara. Ciao. Sara. Ciao. Ciao. Ciao piccolina. Ciao. Buon Natale. Ciao. Ciao. Allora Serena. Ciao. Ciao. Serena, tu vuoi fare il giochino? Sì. Cosa vuoi indovinare? Un mestiere? Sì. Ecco, o un mestiere, sì, o l'animaletto? Scusa, ti ho detto. Mestiere. Un mestiere. Allora, questo signore qui fa un mestiere che ai bambini molte volte non piace tanto. Perché? Perché lui è vestito di bianco. C'ha il grembiule bianco lungo, c'ha tutte le penne qui nel taschino e poi c'ha un affare che mette nelle orecchie e che poi ci tocca i bambini. Chi può essere? Dottore! Ma anche te hai indovinato subito, ma come si fa? Io non so più come fare. Questo è il dottore, è vero, guarda, questo qui c'ha anche gli occhiali, guarda che bel dottore. Il camice bianco, la valigetta, c'ha tutto quanto. Brava Serena, hai indovinato subito. Adesso puoi fare gli auguri a tutti quelli che vuoi tu, a tutti quelli di San Benedetto e anche fuori di San Benedetto. Ai miei nonni? Sì. Agli zii. A mio padre, mia madre e mia sorella. Sì. E a tutto il mondo e alle maestre. Benissimo, benissimo. Allora, anche Babbo Natale fa gli auguri a te Serena, alla tua sorellina Sara e a tutta la tua famiglia. Ciao! Buon Natale e mi raccomando, la notte di Natale, lasciami sul tavolino un bicchiere con un po' di latte e due biscottini, mi raccomando, che quando vengo, se ho fame, mangio due biscotti. Ciao, buon Natale, ciao Serena, ciao Sara. Anche Serena e Sara, da San Benedetto del Tronto, dove c'è il porto, lì ci sono molte barche, c'è un bel porto, sì, e anche loro hanno indovinato subito. Io non so, io qua non so come più fare, non, no, ancora ce li ho qualche giochino. Allora, cosa facciamo? Dunque, devo preparare tutto un sacco di cose. Devo preparare i vestiti per la notte di Natale, che ci vogliono pesanti, perché se fa la neve, se è freddo, e poi io volando in alto è molto freddo. E poi devo preparare, le renne l'ho detto, da mangiare gliel'ho dato, anche se quella che mangia i tortellini tutti i giorni li vuole, mattino, pranzo, cena, sempre i tortellini, ma gli ho detto, ma anche a colazione vuoi mangiare i tortellini? Ma come si fa?
La mattina si mangia un po' di caffè latte, si mangiano due biscotti, no, non i tortellini, vuole sempre i tortellini. E quell'altro vuole sempre le lasagne. E io non so più come fare. Pronto, chi parla? Ciao. Mi chiamo Nicole. Ciao. Nicole. Da dove chiami, Nicole? Nicole? Da Pesaro. Da Pesaro, benissimo. Benissimo. Ho visto che a Pesaro, col mio cannocchiale, hanno messo su una cosa grande. Che cos'è quella roba rotonda, grande, che hanno messo su a Pesaro? La ruota, mi pareva, perché ho visto sta roba tutta illuminata, molto grande. Dico, ma cosa sarà? Dico, quando vado giù la notte di Natale la vedrò, ma adesso col cannocchiale non riuscivo a capire. È una ruota. Ci sei già andata te sulla ruota? No, è andata mia sorella. Ah, è andata tua sorella. E tua sorella come si chiama? Michel. È lì vicino a te? Michel, è lì vicino a te? Sì, me la puoi passare così parlo anche con lei un pochino? Sì. Pronto, Michel? Ciao. È vero che tu sei stata sulla ruota panoramica? Sì. Era bello. Com'è stato? È stato bello. E mi pare che c'ha... Cosa c'ha intorno? C'ha un sacco di luci? Sì, è un sacco di luci. E quanto è alta? È alta tantissimo. Oh, tantissimo. Ma non hai avuto paura quanto eri in alto? Michele. Sì, un po'. Un po' hai avuto paura, ma chi c'era con te? Il babbo o la mamma? No, c'era la zia. Ah. E poi c'era la nonna della zia. E la nonna della zia. Benissimo. Allora, facciamo il giochino. Con cosa vuoi giocare tu? Vuoi indovinare un mestiere o un animaletto? Gli animali. Allora, guarda, questo è un animale molto bello. Allora, questo qui è un animale che vive in Africa, pensa. C'ha le gambe lunghe e ce n'ha quattro. È gialla, con delle macchie più marroni, più scure. C'ha due orecchie, c'ha la lingua lunga e c'ha anche il collo lungo. Cosa sarà? La giraffa! La giraffa! Due giraffe, tutte e due avete indovinato. Brave! Benissimo! Guardala! Questa è la giraffa, oddio, non viene su. Ecco la giraffa, guarda quanto è bella. Benissimo, allora, Michel e Nicole, potete fare gli auguri a chi volete voi? Alla mamma, al papà e ai nonni, e a tutto il mondo. E a tutto il mondo, così non sbagliamo, li prendiamo tutti. Anche io! Sì. E anche a Babbo Natale, grazie degli auguri. Allora anche Babbo Natale vi fa a voi tanti auguri di Buon Natale, e anche alle vostre famiglie e a tutto il mondo. Ciao Michel, ciao Nicola. Ciao. Ah, questi bambini sono bravissimi, indovinano sempre subito. Addirittura hanno... Michele è andata sulla ruota panoramica, quella alta, tutta piena di luci. Quando si è lassù, io una volta ci sono stato, avevo avuto un po' paura perché è molto alta. E poi fa drin, dron. Dico, oddio, cadrà? Oppure non cade, perché è tutta di ferro, poi c'ha tutte le luci. Però quando sei in cima è bello, perché si vede tutta la città da sopra, tutte le luci che ci sono, è bello, quindi vale la pena andare sulla ruota panoramica a Pesaro, quindi tutti i pesaresi andate sulla ruota panoramica che è molto bella. Pronto?
dai, di la te. Sono ti per tu. Chi è? Pronto? Pronto. Ciao. Chi sei? Ciao. Sono Samsona. Chi sei? Pronto. Come ti chiami? Giona. Giona. E quanti anni hai? 7. 7 anni. Quindi fai la seconda? Che classe fai? Sì. Sì. E da dove chiami? Da? Seconda. Sì, quello ho capito. Montefelcino. Montefelcino. Anche Montefelcino è in mezzo alle colline, vero? Sì. Sì. Ascolta, Giona, vuoi fare il giochino tu? Sì. Sì. Sì, vuoi giocare con i mestieri o con gli animali? Mestieri. Con i mestieri. Allora, questo qui, tu sei un maschietto, è vero? Perché prima ho sbagliato. Sei un maschietto? Sì. Ecco, questo è un mestiere che non è adatto per te, però va bene per la mamma. Di solito questo qui c'ha, per fare il suo lavoro c'ha le forbici, c'ha il pettine, poi c'ha quell'affare che manda l'aria calda, che fa brrr con l'aria calda, e poi usa l'acqua, usa il sapone, cosa può essere? La parrucchiera. Benissimo, anche te hai indovinato. La parrucchiera, guarda che bella parrucchiera. È bella. Benissimo, benissimo, Jonas. Allora, è arrivato il momento degli auguri. Puoi fare gli auguri a chi vuoi te. Alla mamma. Sì. Ai miei nonni. Sì. E alle maestre. E alle maestre. Benissimo, allora anche Babbo Natale fa gli auguri a te, Jonas, alla tua famiglia e a tutte le persone che hai detto te. Ciao, buon Natale, ci vediamo la notte di Natale con i regali, mi raccomando, ciao, buon Natale. Ah, anche questa volta il tempo purtroppo, abbiamo cominciato un po' più tardi, ma il tempo è finito e quindi ci dobbiamo salutare, però ricordatevi che venerdì prossimo io, Babbo Natale, quello vero, sarò qui di nuovo a Fano TV e quindi se voi volete parlare e giocare con me mi dovete telefonare allo 0721 86 14 33 e giocherete e parlerete con me, con Babbo Natale. Ciao bambini, a venerdì, ciao a tutti, ciao! E buon Natale, eh? Ciao!